Uomini e donne news, la promessa di Giordano per Niloufar. La reazione di Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne dopo la puntata di oggi. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi sono successe diverse cose. Focalizziamoci sul trono di Niloufar Haddati, anche se se ne è parlato poco sui suoi corteggiatori. La prima domanda posta alla tronista giunge da Gianluca, che chiede spiegazioni sulla mancata esterna. A questo punto la napoletana spiega le sue motivazioni, uguali sia per il napoletano che per Giordano. Inizialmente loro due sono stati scelti per le esterne, poi la Haddati ha preferito uscire con altri corteggiatori. A Gianluca e Giordano si contesta il loro silenzio durante la scorsa puntata in seguito a numerosi eventi. Niloufar infatti lamenta il fatto che entrambi i corteggiatori assumono comportamenti diversi in esterna rispetto alla puntata. Giordano, in particolare, viene accusato di non aver battuto ciglio dopo aver visto che la tronista aveva mandato un bacio volante al rivale Gianluca. Era già capitato che Niloufar decidesse di non portarlo in esterna e il corteggiatore voleva addirittura abbandonare il programma. A questo punto la napoletana si chiede il motivo di questo suo silenzio, ci riflette e decide di non portarlo in esterna. Giordano, da parte sua, risponde, questo è proprio un lato caratteriale mio. Io tengo tutto dentro, non riesco ad esprimermi come vorrei, oppure sbotto. Dopo la messa in onda della puntata, il maestro di sci pubblica un suo selfie sul suo profilo Instagram e scrive, tempo al tempo. Cosa vorrà dire? Probabilmente il corteggiatore è stanco di non essere in prima fila, come era già successo al tempi di Ludovica Valli. Dopo qualche esterna, infatti, Giordano ha lasciato il programma. Questa volta, dopo 5 esterne, il ragazzo è ancora nello studio di Uomini e Donne. Certo è che non è bello rimanere a casa quando vuoi vedere la persona che ti piace. Quella didascalia sotto la foto, forse, starà a significare che ci sarà anche per lui un tempo migliore? Il ragazzo farà vedere alla tronista di che pasta è fatto e la conquisterà? Giordano Mazzocchi ai tempi di Ludovica Valli. La prima volta che Giordano Mazzocchi ha messo piede nello studio di Uomini e Donne è stato quando le troniste erano Ludovica Valli e Rossella Intellicciato. La prima esterna con la sorella di Beatrice Valli non era andata benissimo ma, nonostante ciò, l'ex tronista decise di dargli un'altra possibilità. Il maestro di sci, poi, si eliminò e l'ex tronista accettò in quanto poco interessata. Sarà la volta buona ora oppure dovrà cercare la fidanzata fuori?